Salve a tutti ragazzi, eccomi in un altro nuovo tutorial e sì, non ho continuato a fare video ultimamente perché ho aperto un nuovo canale recente, vi lascio il link. E in questo, allora, parliamo di questo tutorial. Allora, sicuramente una volta nella vostra vita, diciamo così. Mentre avete navigato in internet, vi sarà venuto in mente: ma questo sito qua è sicuro? Senza installazione di plugin e così. Bene, con Google Chrome si può sapere se un sito è adatto a bambini, se c'è sicurezza e se c'è diciamo così, privatezza, ecco, non trovo un altro termine, dei propri dati personali. Privatezza, lo so, è un nome proprio, c'è cioè una parola proprio sbagliata più nel. Vabbè. Comunque, allora, apriamo Google Chrome. Lascio il link in descrizione anche di Google Chrome. E andiamo sul Chrome Web Store, lascio anche il link qua. Ok. Comunque, sulla barra di ricerca scriviamo what, così, esattamente come lo vedete, e diamo invia, invio. Scusate se ci vuole un po', ecco qua, scusate se ci vuole un po' perché ho una connessione ultimamente che, vediamo che è il massimo, però a volte non so. Comunque, eccolo qua. Dobbiamo scegliere il primo word, a meno che non ci siano aggiornamenti in seguito, cambierà nome. Comunque, sta scritto word così. Dopo vi spiegherò meglio cos'è word, infatti io ce l'ho già. Dobbiamo aggiungi a Chrome Web Store, cioè scusate, aggiungi così, verrà fuori, e noi dobbiamo cliccarlo. Fate installa, verrà fai questa iconetta qua, la puoi aprire un'altra pagina di My Work, quindi del sito web, voi la chiudete anche quella pagina. Dopodiché comincerà Work. Creiamo una pagina a caso. No. Qua. Come vedete, tutti i siti qua, anche qua, hanno un cerchietto qua. Cosa sta a indicare? Sta a indicare attendibilità, affidabilità, riservatezza, ecco, la riservatezza, scusate. Come prima ho detto, privatezza, ecco, ho sbagliato. Sicurezza bambini. Più qua più mini ci sono e meglio è. Come vediamo, questo sito di Softonic è sicurissimo. Sicuramente sarà difficilissimo trovare un virus. Ricordo che questo programma qua non riguarda sì, non riguarda tanto. Cioè, non è che riguarda gli antivirus, cioè non c'entra niente l'antivirus. Cioè, non fa come antivirus, purtroppo. Comunque, va bene. Vediamo che a volte ci sono quelli senza dati. Ecco, quelli che vi dico, non andateci mai, o perlomeno se sapete cosa fate. Vabbè, buon per voi. Sono quelli col cerchietto rosso, quelli col cerchietto giallo, un po' meno. Vediamo, se Tony creatura. Ecco, dati, ecco qua, sicurezza bambini non c'è, perché la sicurezza dei bambini ha sempre quattro mini ed è rosso, perché comunque per la sicurezza dei bambini serve comunque un po' più cioè deve essere un po' più restrittivo il giudizio. Infatti vediamo che quello giallo, sì, quello rosso
Ah, poca, poca, poca roba. Comunque, questo programmino qua per questo, ecco, plugin per Google Chrome è veramente, io penso che sia un buonissimo plugin. Sì, io vi consiglio di installarlo perché veramente aiuta. So che a volte potrà un po' disturbare così la vostra navigazione. So qua, so scritto qua, infatti. Però comunque può servire, anzi ve lo dico, per la sicurezza vi può servire. E io vi saluto, ciao a tutti, commentate e iscrivetevi.